Fratelli e sorelle, buonasera, benvenuti a questo ultimo incontro prima di Natale. Chi è Gesù che nasce? La liturgia dà tanti titoli a questo bambino. Dice che Gesù bambino è il sole che sorge, dice che è l'astro nascente, dice che è la sapienza che esce da Dio e viene ad abitare in mezzo a noi. Anche noi vogliamo dare un titolo a Gesù bambino, il nostro titolo di quest'anno. Gesù bambino è colui che ha una relazione con tutti, colui che ha una relazione con tutti. Per farvi capire cosa intendo, iniziamo ora ascoltando l'ultimo capitolo, quasi tutto, della lettera ai Romani. È una serie di saluti che ci dice quante relazioni ha Paolo. Ascoltiamo. Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è al servizio della Chiesa di Cencre. Accoglietela nel Signore come si addice ai santi e assistetela in qualunque cosa possa avere bisogno di voi. Anch'essa infatti ha protetto molti e anche me stesso. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù. Essi per salvarmi la vita hanno rischiato la loro testa. E a loro non io solo sono grato, ma tutte le chiese nel mondo pagano. Salutate anche la comunità che si riunisce nella loro casa. Salutate il mio amatissimo Epeneto, che è stato il primo a credere in Cristo nella provincia di Asia. Salutate Maria, che ha faticato molto per voi. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigionia. Sono insigni tra gli apostoli ed erano in Cristo già prima di me. Salutate Ampliato, che mi è molto caro nel Signore. Salutate Urbano, nostro collaboratore in Cristo, e il mio carissimo Stachi. Salutate Apelle, che ha dato buona prova in Cristo. Salutate quelli della casa di Aristobulo. Salutate Erodione, mio parente. Salutate quelli della casa di Narciso, che credono nel Signore. Salutate Trifena e Trifosa, che hanno faticato per il Signore. Salutate la carissima Perside, che ha tanto faticato per il Signore. Salutate Rufo, prescelto nel Signore, e sua madre, che è una madre anche per me. Salutate Asincrito, Flegonte, Erme, Patroba, Erma, e i fratelli che sono con loro. Salutate Filologo, e Giulia, Nereo, e sua sorella Olimpas, e tutti i santi che sono con loro. Salutatevi gli uni gli altri con il bacio santo. Vi salutano tutte le chiese di Cristo. Avete visto con quante persone ha una relazione Paolo? Sono tantissime. Ha un sacco di amici, ha un sacco di fratelli e sorelle, ha un sacco di conoscenti. E questo è il saluto solo alla lettera ai Romani. Come a dire che in ogni comunità avrà tutto questo genere di persone a cui vuole bene. Paolo è una persona che ha tantissime relazioni. Una volta mi confessai da un fraticello anzianotto. Questo fraticello anziano, ma col volto pieno di luce e di giovinezza, una volta che ebbi finito i miei compiti di dire i miei peccati, mi disse questa frase. Samuele, più relazioni hai e più sei realizzato. Più relazioni hai e più sei realizzato. Questa frase mi era piaciuta appena me l'aveva detta, anche se in parte un po' mi puzzava un po', perché questa parola realizzato mi sapeva di psicologico più che di spirituale. A volte quando in psicologia si parla di realizzare se stessi, sembra quasi che si possa anche schiacciare gli altri per pur di farlo, che io vengo prima di tutto. Lui vide un po' il mio turbamento, vide che non ero convintissimo di questa frase che mi aveva detto e specificò dicendomi come Gesù, che ha una relazione con tutti. E poiché ha una relazione con tutti, è la persona
più realizzata di tutti. Gesù è il più felice di tutti. Colui che nasce, colui che viene al mondo, è colui che sarà il più felice di tutti. Ed è il più felice di tutti perché avrà una relazione con tutti. Ha una relazione con ciascuno. Ha una relazione con me, ha una relazione con te. E allora mi sono detto, forse non è proprio che siamo nella strada sbagliata, visto che insistentemente noi nelle cellule ci stimoliamo vicendevolmente ad aumentare le nostre relazioni, ad averne sempre di più. E questo perché sappiamo che l'evangelizzazione passa attraverso l'amicizia e che se non stringo amicizia non posso neanche evangelizzare. Ma questa è anche la via della felicità. Quindi fratelli, quindi sorelle, non abbiamo timore a stringere le mani delle persone che incontriamo, a salutarle per prime, ad invitarle a prendere un caffè, a dirle buongiorno, buonasera, come stai, a condividere qualcosa di noi. Aumentiamo le nostre relazioni. Sì, perché più relazioni abbiamo e più siamo felici. Sì, perché è attraverso le relazioni che si evangelizza. Ma soprattutto sì, perché così ha fatto Gesù di Nazareth, colui che nasce per noi. Cari fratelli e sorelle, buon Natale, che possiate ben servire i vostri cari fratelli in Cristo, i vostri cari fratelli perché parenti, e tutte le persone con cui avete una relazione. Siate voi per loro Gesù bambino che viene a instaurare una relazione con loro. Sia lodato Gesù Cristo.